pensare al femminismo, a me piace sempre pensare a una cosa, come dire, che appartiene alla natura delle cose. Mi piace paragonarlo a qualche evento che avviene nella natura. Allora, una delle cose più affascinanti è che l'acqua, che scorre ovunque, poi ogni tanto si perde, sembra che si imbuchi nella terra, e poi però riemerge. Questo andamento sotterraneo, che rappresenta un modo, una vitalità nascosta, a me piace molto dire che assomiglia al femminismo, o che il femminismo assomiglia a questo, perché è infatti un fenomeno che tra ombra e luce, tra superficie e sottoterra, è sempre vissuto insieme all'umanità. Ogni tanto sprofonda e sono dei periodi di terribile dominio maschile e basta. Qualche volta emerge un pochino, c'è qualche periodo un pochino più, non è ancora mai emerso definitivamente, non è ancora quel grande fiume placido che ha intorno molto spazio per espandersi, molte pianure golenali in cui espandersi ancora quando proprio va in piena, però insomma a pensare che l'ultima fase prima della precedente sarà circa 3500 anni fa, non possiamo neanche lamentarci, abbiamo fatto abbastanza baccano. Io mi presento per la tesi di laurea, il relatore che è il cattedratico più insigne, cioè il professore di letteratura italiana nella facoltà di lettere e indirizzo moderno, dice, con l'intenzione di farmi un complimento, questa ricerca indica un ingegno davvero virile. E io rimango stralunata e ribatto, guardi, non voglio laurearmi per errore di persona, sono una donna. Accorgendomi di aver fatto una menda colossale, tutte che guardavano, si distraevano, insomma, scusate il paragone poco elegante, come se avessi fatto un rutto a un pranzo di gala, ecco, con lo stesso imbarazzo, un po' così. E dopo il correlatore, che era mio amico, viene e mi dice: dovevi sentire Apollonio, che era il relatore, era furibondo, cioè, è proprio una donna, anche lei, un po' isterica. Così si è chiuso il cerchio su questo piccolo episodio, diciamo, pre-femminista. La globalizzazione entra nelle case di tutte noi, ci fa capire quanto il nostro futuro sia legato alla capacità che possiamo avere o conquistare di controllare le cose, i cibi che ci vengono ammanniti, l'aria che respiriamo, il futuro di scelte di guerre che non possiamo nemmeno condividere, che poi arrivano sulla nostra testa. Per questa ragione noi lottiamo, ci siamo svegliate, ci riprendiamo per mano, penso che non andremo a casa tanto presto. Io ho fatto parte del femminismo, quello proprio degli anni, cioè l'utero è mio, lo gestisco io, delle cose terrificanti, non più puttane, non più madonne, finalmente siamo donne, e robe così. Tutte le volte che c'erano queste cose io ce l'ho sempre in mezzo, sì. Quando si è cominciata la lotta per il divorzio, per l'aborto, quello sulla prostituzione e così via, il codice italiano era arretratissimo, faceva impressione. Un codice di straordinaria ipocrisia, proprio veramente. Per esempio, quella sul divorzio, molto dura, fu molto difficile, e anche con degli episodi volgari. Non so, per esempio, Fanfani continuava a dire: i vostri mariti scapperanno con le ragazze giovani più belle di voi. Insomma, cercava una roba proprio che non si dice, indecente, insomma. E invece io dicevo: no, la mia è una lotta per uscire dal matrimonio ergastolano, perché un matrimonio a vita è l'ergastolo. Se il matrimonio è l'incontro di due persone che si vogliono bene, non si vede perché deve essere una condanna. Bisogna dire che ha sconfitto il delitto d'onore che faceva parte del codice italiano. Cosa ne sai di Emma Goldman?
Ne sai qualcosa? Io dico la verità, sono un po' distratta a volte, ma è un libro corposo, ma non ne ho mai sentito Non è nulla. anch'io. Mamma mia, però. Quella dell'aborto fu molto più dura, però fu anche molto più sentita, perché era una vicenda, voglio dire, che angosciava praticamente tutte, insomma. E quindi l'idea che si potesse sostenere che se mi succede posso decidere che non lo voglio, era una cosa grandiosa e nello stesso tempo straordinariamente angosciante. E io mi sono trovata proprio in mezzo, mi ricordo che facevo parte del comitato quando ci fu il referendum. Mi ricordo che la prima uscita comune di tutto il comitato fu a Reggio Calabria. Dalla metà della sala salta sul palco un ragazzo molto bello, un giovanotto meridionale molto affascinante, che ci guarda e ci dice: "Assassine", e poi se ne torna via. E contemporaneamente dal fondo della sala viene avanti una vecchia contadina con la pezzuola nera addosso, con delle gambe così gonfie. "Io ho fatto 4 figli e 4 aborti. Domanda a tua madre come ha fatto ad avere solo te." Era stroncato veramente. In Germania ovviamente era uno degli slogan usati, no? Abbiamo Ecco appunto compreso. quello lì. Anche loro si dice: "L'autore è mio." L'autore mio lo Io me lo gestisco io, che non era particolarmente elegante. raffinato. L'idea di come fa uno a gestire Dava proprio l'idea. un terapeuta singolare. Furono due tra le più importanti lotte, condotte con grande vigore, esponendosi in prima persona. Fu un periodo di grande vivacità, di dibattito, insomma. Quando ci mettiamo insieme Nene e io, allora io, a me piace cucinare, allora io cucino e tu fai la spesa, però io dico: "Tu fai la spesa, non che io ti dico cosa devi comprare, se no faccio più presto a comprare da sola." Ma non c'era verso, perché, anche perché era così inconsueto che un trentino, per di più, laureato in medicina, andasse in giro a fare la spesa, insomma, comunque, insomma, così era. Allora, siccome glielo dovevo sempre ripetere, come facciamo? Allora, era un periodo in cui bisogna, compagni, bisogna sindacalizzare i rapporti nel casalingato, attribuire le mansioni e poi si vede quanto tempo ci vuole. Così. E allora, una volta che lui si era dimenticato di fare la spesa, arriva a casa e dice: "Cosa c'è oggi?" Ho detto: "Ma visto che sei così gentile, che oggi mi volevi invitare al ristorante." "No", dice lui, "non ci avevo pensato, ma non hai fatto la spesa, allora io non ho cucinato niente." E da quella volta lì si è ricordato.
tutti i lavori che hanno a che fare con relazioni, produzione di conoscenza, mantenimento della salute, eccetera, cioè tutti i lavori che non producono merci, non sono non lavori, sono lavori della riproduzione, che cominciano con riprodurre la specie, i bambini e le bambine, che non sono merci, se no si potrebbero vendere. La salute anche non è una merce, bisogna mantenerla, conservarla, prevenire, fare in modo che cos'è tutta questa roba che ti trasmette le nozioni che servono per vivere, i modi di vivere che ti consentono di conservare la salute. Questo si chiama economia della riproduzione, e l'economia della riproduzione è fatta da persone che hanno diritto ad avere un salario per campare. In questo suo meraviglioso e vicinissimo 90° compleanno. E questo sono io quando faccio, come dicevo, questo è il mio primo comizio. Qui c'avevo 3 anni, che sono già lì che... Qui sono io che faccio comizi da varie parti, poi qui sono io con le persone illustri che sono Prodi. Ingrao, Bertinotti, Don Gallo. Io dico sempre che sono per la via alcolica al socialismo, e lei ha trovato una foto in cui sono qui con un bicchiere in mano e sto brindando. Vedi? La storia di Rosa Luxemburg meriterebbe di essere ricordata e raccontata, perché lei è una delle teoriche più straordinarie del marxismo in generale, anche sull'economia, quindi una cosa non consueta, non frequente tra le donne. Nella sua vita ci sono sempre questi gesti, come dire, imprevedibili, non allineati, non era un buon soggetto, insomma, per niente. Ma era una persona di straordinaria intelligenza, di grandissima generosità, anche ricca, colta, amante della musica, insomma, veramente straordinaria. Fu la prima che corresse alcuni errori di analisi economica di Karl Marx, cosa che non viene mai riconosciuta, perché non capita mai di sentire dire Marx, Engels, Luxemburg. Engels era sicuramente meno intelligente di lei, sempre citato. È la teorica, secondo me, della rivoluzione che più di tutte ci ha preso. Che Rosa è la prima che ha esaminato le crisi capitalistiche dicendo che quando il capitalismo diventa irriformabile, o socialismo o barbarie. Cioè, se tu lasci andare la crisi capitalistica alla sua spontaneità, non viene la rivoluzione, viene la barbarie. Cosa di cui non c'è bisogno di dare dimostrazione, perché è quello che sta succedendo proprio. Quando c'è davvero una situazione di crisi capitalistica non rimediabile, non riformabile, non reversibile, e però l'unica cosa che tu puoi fare
è la rivoluzione culturale. Questa è la cosa che mi sembra più utile dire di lei, quella per cui io la ricordo con tanta simpatia e mi piace averla anche dove lavoro, il suo volto, questo sguardo intenso, questa sua, insomma, mi piace. Presidente dell'Assemblea, caro Presidente del Consiglio, lei si aspetterà, no, non si aspetta perché se n'è andato, mi pare, che io protesti per la scarsa presenza delle ministre, il che farò anche in sua assenza. Non solo concordando con quanto lei ha già detto, cioè che le ministre sono poche, non conta che siano il triplo del precedente governo, col precedente governo non c'è partita su questo terreno, mi pare ovvio, non è possibile confrontarsi. Addirittura, ma perché le ministre non solo sono poche, ma tranne una sono prive di qualsiasi portafoglio e in più confinate in una serie di deleghe che non rispettano, che fanno torto alle competenze che in vari campi della cultura e della società italiana le donne si sono conquistate. Per dirlo in modo rapido, con uno slogan, se si tratta di concorsi noi li vinciamo. E quando si tratta di entrare nei governi, che beh, ci sono gli ostacoli, che quindi sono in un altro luogo, in altra forma, non riguardano le nostre abilità e competenze. Ancora si smanare. Anni dopo, fa fuori, c'erano piccoli pellegrinaggi guidati da Alex Langer che diceva da quel balcone si faceva di via meno parte. Io sono stata molto, mi sono trovata molto bene al Consiglio Provinciale di Bolzano. Era un consiglio abbastanza, diciamo, anche movimentato. Anche quando il movimento femminista romano chiese poter usufruire di una sede nel Buon Pastore occupato, che era un istituto per le ragazze discole e pericolanti, oramai vuoto e quindi occupato dal movimento femminista, fui incaricata io di rispondere perché c'era il dibattito. Allora, i comunisti avevano dichiarato che erano d'accordo che noi lo occupassimo, i socialisti anche i repubblicani, anche il liberale, ma insomma i democristiani e i missini no.
Allora io che dovevo rispondere, rispondo partitamente a tutti e poi dico al capogruppo del Movimento Sociale, io so che lei ha paura di noi. Cioè, io ho paura, no, io ho paura di lei moltissimo, ma lei ha paura di quello che noi rappresentiamo, perché noi, come donne che prendono coscienza di sé, siamo proprio quello che il fascismo non avrebbe mai voluto delle donne. Insomma, si infuriò talmente che venne ai banchi a picchiarci. Mandò all'ospedale un compagno, sì. Non era mai successo in Campidoglio. Oggi, secondo me, è il momento, si coglie qualche allusione, forse di ripartire con qualche nuova forma di movimento femminista, perché oramai è detto dalle Nazioni Unite che le donne sono la maggioranza della popolazione del pianeta e di tutti i paesi che lo compongono. E che se siamo una democrazia rappresentativa si dovrebbe vedere la rappresentanza. Se ci fosse un buon atteggiamento da parte delle scuole e se ci fosse una cosa a cui io attribuisco un valore straordinario, una sessuazione del linguaggio, che invece non avviene ancora mai, le donne parlano di sé al maschile, non c'è verso. E io ricordo uno dei dibattiti che si facevano sempre quando gli uomini venivano con la nostra manifestazione, c'era sempre uno che alla fine chiedeva la parola per dire sì, ma il cervello della donna pesa meno di quello dell'uomo. Allora io mi dicevo, se qui se a questo punto lo prendi sul serio, cominci a dire, ma in relazione alla massa corporea hai già perso, perché vuol dire che l'obiezione che lui fa merita invece devi dare una rispostaccia. Io infatti rispondevo dicendo sì, infatti anche un diamante pesa meno di una zucca, perché è inevitabile, la cultura patriarcale ha come niente 4.000 anni e le tre grandi religioni monoteiste dalla sua, dove tu quando tu dici la ministra dice ma non c'è in italiano, intanto c'è in Foscolo che è un poeta elegantissimo, secondo, fino a che una lingua non è morta, se una parola non c'è si inventa. E tutte le volte che uno dice ma io quando dico uomo intendo anche donna, tanto siamo uguali, io dico donna, così intendo anche uomo, così si vede che non siamo uguali. Beh, nella vita quotidiana certamente si può controllare e disinquinare il linguaggio. Noi parliamo una lingua tutta piena di cose belliche, non ce ne accorgiamo nemmeno. Una piccola attenzione per bandire tattica, strategia, schieramento, bombardare, scendere in campo, duellare, le usiamo ogni giorno e sostituirla invece con altro tessuto linguistico è già una primissima cosa che ciascuno può fare individualmente, giorno per giorno, a casa sua e parlando con le altre persone e anche naturalmente irridendo chi invece continua a fare il tattico, lo stratega, lo schierato di qua e di là. Del Comitato Nazionale dell'ANPI. Noi eravamo sfollati, io sono novarese come ho detto, e siccome abitavamo molto vicino alla stazione dei treni, c'erano i bombardamenti, eravamo sfollati in un paese a una ventina di chilometri da Novara. Siccome però piemontesi eravamo, quindi c'è la guerra, ma si va a scuola però, mica. Quindi mia sorella e io tutte le mattine con la bicicletta scendevamo dal paese 20 chilometri, andavamo a Novara. Andavamo a scuola, cucinavamo per mio padre che tornava a mangiare a casa per non mangiare in caserma e poi tornavamo su al paese. Dopo che mio papà è stato preso, questa cosa è diventata molto triste e poche settimane dopo, mentre scendiamo, ci fermano due ragazzi in borghese ma col moschetto a tracolla, col famoso modello 91 a tracolla. E
e ci fermano e ci dicono: dove andate? E andiamo a Novara, andiamo a scuola. E dice: ma tutte le mattine? Sì, sì, andiamo, veniamo tutte le mattine. E allora uno dice a mia sorella: ma tu sai dove sono le caserme di Novara? Beh, sì, certo, siamo novaresi. E dice: e non so, tornando, da che parte state? Ma voi da che parte state? Ecco, la domanda è questa: voi da che parte state? E allora io rispondo: hanno portato via nostro papà, stiamo contro quelli che l'hanno portato via. Io personalmente sono sempre un po' irritata quando sento citare questo fatto come la presenza delle donne, il ruolo delle donne, la partecipazione delle donne. Rovescio l'argomento e dico: senza le donne la resistenza in Italia non ci sarebbe stata, appunto. In conseguenza dell'attività che ho svolto, a me è stato dato il brevetto, si chiama così, di partigiana combattente col grado di sottotenente, che fa, è una cosa che fa anche ridere, per la verità. Combattente, io che non ho portato armi, devo dire a merito della resistenza italiana che il modo di partecipare alla resistenza non era uno solo, e il fatto delle armi non era considerato nemmeno il più importante, il più significativo. La famosa manifestazione del 25 aprile si è fatta in verità l'8 maggio. Fu detto alle donne, specialmente di sinistra, che non sfilassero. Lo stesso Togliatti, che da questo punto di vista era un italiano medio, appunto, disse: no, no, è meglio che le donne non sfilino, il popolo non capirebbe. Cioè il popolo avrebbe capito quella roba lì, che si pensava che le donne emancipate erano poche di buono. Le donne dei partiti laici, le repubblicane e i socialisti, sfilarono lo stesso. E poi dissero: facciamo meglio stare a casa, perché siamo state riempite di insulti. La folla che stava ai margini condivideva in tutte per due, era molto più piena di pregiudizi di quanto non lo fosse Togliatti. Quindi per molti di noi fu una repentina presa di coscienza che la resistenza non aveva agito molto su quel terreno lì, che era considerato un periodo di grande eccezione, poi tornate a casa e state tranquille, non disturbate più. Ecco, questa qui è la Lilli Mascagni, la Nella Mascagni, che era partigiana. Scendendo una volta dalla Valdossola, un giovane comandante partigiano milanese, che poi è stato anche ministro dell'agricoltura, per dire, che mi faceva un po' il filo, insomma, così, mi accompagnava sempre fino a dove c'erano i partigiani. Dopo, quando c'erano i fascisti, se ne tornava. E una volta mi accompagna fino a dove poteva e poi mi dice: ma scusa, cosa dice il tuo papà, che sei sempre in giro da sola, anche la notte, tu che sei sempre una brava ragazza? Gli avrei dato una sberla. Perché sembra una brava ragazza? Che diritto ha di dire che io sembro o non sembro? Cosa gli interessa se sono o non sono una brava ragazza? E quindi gli ho detto bruscamente: mio papà è in campo di concentramento, quindi non dice niente. Può bastare anche avere una brava ragazza, avere il papà in campo di concentramento. E sono andata via furibonda. La Vietnam invece fu veramente un movimento culturale generale. Guardate che io ho un bellissimo documento grande così, firmato generale Alexander, che era il generale inglese che sovrintendeva tutta la resistenza italiana, in cui c'è scritto: mentre la patria languiva sotto il tallone nemico, l'India resiste. ma questa cosa qui, sempre per non far mancare anche il tocco ironico, servì a mio fratello, che aveva 10 anni meno di me, quindi allora era un ragazzino, quando io comparivo sulla soglia di casa in tutta la mia maestosità, lui diceva: cosa fece Lidia? Che poi il nord non si usa, è passato dalla moto, no? E tu dico: non resistevo, oh, chi diate? Brava Lidia!
Mio padre viene catturato e si fa 24 mesi di campo di concentramento, cominciare dalla Polonia e venire fino vicino a Berlino, Przemysl, Witzendorf, Bremenförde, eccetera. E noi per alcuni mesi non sappiamo più niente di lui. Questo rimane nella mia vita come uno degli episodi più drammatici, nel corso dei quali io maturo anche una coscienza politica precisa oramai. E mio padre finalmente ci scrive e ci dice: potrei tornare, ma firmando un documento di cui mi vergognerei per tutta la vita. Siccome però so che voi state male, se me lo dite io firmo. Decidete voi. Quindi facciamo consiglio di famiglia, informandoci di questo. Mia mamma, mia sorella, mia zia, la sorella di mio papà che abitava con noi, e riflettiamo e rispondiamo al nostro padre: guarda, non vogliamo farti fare niente di cui ti vergogneresti, noi ce la caviamo lo stesso, stai tranquillo, non preoccuparti. Dopodiché piangiamo tutte come tre fontane, perché è come dire, stai lontano. Appena il fascismo cade, il 25 luglio, grande festa, poi l'8 settembre siamo già di nuovo nella tragedia, ma insomma io ho maturato ormai una coscienza politica rigorosamente antifascista e comincio a cercare come faccio ad entrare nella resistenza. Questa qui era quella mia compagna di scuola, figlia di un avvocato antifascista cattolico, che ha fatto quella staffetta anche lei. Questo sono io. Non so più dove l'ho messa, adesso vediamo se mi capita sotto mano. Questi sono carcerati di quando io le visitavo come durante la resistenza. Di qui c'è il gerarca fascista, qui sono io, questa è la famosa zia Rina. Noi facevamo sotto copertura del patronato delle carceri, visitavamo tutti questi erano detenuti comuni. E poi ci lasciavano andare anche, facevano finta di non accorgersi che andavamo anche a visitare i detenuti politici e quindi portavamo fuori dentro notizie. Mamma, vado in prigione, dicevo. Sì, proprio quella. Non sono cuoco io, eh? No, appena aiutante, ci mancherebbe. Aiutante. No, ho preso anche quel corno per la roba, il coltello. Quella piccola. E quella macchina per accendigas antico. Così si vede che sono mancina. No, è qui. L'aceto balsamico e l'aceto normale. Ma quello normale. Vorrei quello di mele, sì. Quello di mele. Il pomodoro. Questo qui dentro. Aldo! Vedete? I miei non hanno avuto mai niente da dire, io sono stata facilitatissima dall'avere avuto questa famiglia, che io dico sempre, di illuministi senza saperlo, perché nessuno dei due aveva studiato abbastanza da sapere qualche cosa sull'illuminismo, ma veramente la ragione era il loro faro. In questo senso sono proprio stata molto fortunata nella mia famiglia d'origine, veramente. Mia mamma ha avuto un matrimonio molto felice, lei e mio papà si volevano proprio molto bene. Io mi ricordo una volta, passati 60 anni, e mio papà usciva, si davano sempre un bacio sulle guance quando uno usciva o entrava,
E mia sorella dice, mamma, ma sei ancora innamorata del papà? E lei è arrossita, è una cosa tenerissima, devo dire. E quindi un matrimonio molto felice. Tuttavia lei non ha mai sopportato di dover non più guadagnare per conto suo. E aveva una specie di ritornello e diceva, e mi pagavano meno di un uomo quando lavoravo e facevo lo stesso lavoro. E quando mi sono sposata mi hanno licenziata, perché allora era di legge se poteva fare. E siccome c'era, questo ritornello c'era sempre, una volta avrà avuto, lì aveva passato i 70 credo, ha detto, mamma, ma è tardi per fare una vertenza. E lei ha detto testualmente, era famosa per le frasi storiche, il sindacato li ha perdonati, ma io no. Lo dico sempre, è quella che ha coniato questo codice etico per le due figlie, che forse ho già anche detto, che era il seguente: ragazze, siate indipendenti economicamente e poi fate quello che volete, prendete il marito, lo tenete, lo mollate, ne trovate un altro. L'importante è che non dobbiate chiedergli i soldi per le calze, perché non si può essere indipendenti nella testa se si dipende nei piedi. Ecco, questa qui è mia mamma, quella lì anche. Con mia mamma in braccio mio fratello, il mio fratellino appena nato, questo è mio papà, questa è mia mamma, questo è mio papà al tempo in cui era militare nella prima guerra mondiale. Questo sono io con mia nonna sul balcone di casa, questa invece è mia sorella. Le mie due nonne sono di indole molto diversa, la nonna paterna è molto rigida e religiosa, un po' bigotta. La nonna materna invece è molto più allegra e disinibita. E io appunto la ricordo sempre perché quando ero bambina comincio a frequentare naturalmente le case dei nonni quando la mamma mi ci porta, e questa mia nonna materna, quando faceva caldo d'estate e se eravamo in casa solo donne, si levava il vestito e stava, come si dice noi, in soutanin, cioè in sottoveste, che era un castissimo. Qualsiasi nostro abito d'estate è più scoperto, che c'era la spalla intera, arrivava fino alle ginocchia, però le si vedevano le braccia. Io mi ricordo, uno dei primi ricordi di questo, voglio dire che vivevo in un incontro di famiglie molto affettuoso, anche se particolarmente rigoroso dal punto di vista etico. C'era questo misto, io sono cresciuta dentro queste coordinate. E io sono particolarmente affezionata a questa nonna materna, che infatti mi cresceva con questa sua libertà di atteggiamenti, diciamo, che a me andava molto bene. Ecco, qui siamo Nene e io, credo negli anni 60. Ah, qui Nene e io in viaggio di nozze, abbiamo fatto viaggio di nozze a piedi. Lì siamo Nene e io a Courmayeur che sciamo, anche qui qualche anno dopo essere sposati più o meno. Poi siamo lui e io a Cres, presi con la faccia. Sono sposata nel 51, 52, dal 24, no, non ero giovanissima, perché appunto prima ho avuto un paio di esperienze sfortunate. Cotta quasi adolescenziale per il professore di italiano e latino del liceo, ricambiata, così insomma ci si scriveva e abbiamo cominciato una specie di fidanzamento, ma sempre una cosa, diciamo, assolutamente platonica rispetto alle abitudini di oggi. E allora un certo momento questo amatissimo professore dice, sarai una magnifica collaboratrice a me. Io mi inalbero subito, come collaboratrice? Abbiamo fatto gli stessi studi, lettere moderne tutti e due, cioè, magari abbiamo anche gli stessi interessi, ma magari no, magari su una cosa sono più brava io, cosa c'entra? E quindi
Partendoci con una bestia, ho detto no, non ci sto, ho rotto questo primo fidanzamento. Ho un fidanzamento più ufficiale con un psichiatra di Novara, intelligente, bravo, tra l'altro anche ricchissimo, e lì c'è proprio invece l'incontro delle due famiglie, scambio dei doni, come si usava. E comincio un fidanzamento un pochino più significativo, anche con qualche bacio, per intendersi, ecco. Si andava a passeggio per strada da soli, ecco, una cosa avanzata, moderna. E l'infelice a un certo momento dice: ti metterò su un salotto letterario. Io dico: a me? Ma ti ho chiesto un po' qualche cosa, se non vorrei mica lavorare. Ma certo che voglio lavorare, ci mancherebbe. No, ma non è possibile, perché lui appunto era molto ricco. E allora che una donna lavorasse era giustificato se il salario del marito non bastava. Non era che una lavorava perché aveva voglia, perché faceva un mestiere che... Quindi, essendo lui ricchissimo, effettivamente, io sono... l'ho mollato e basta. E allora, così del tutto oramai tranquilla, che non basta, quella parte lì è chiusa, continuo la mia solita vita, frequentando particolarmente la FUCI, cioè la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, che a Novara aveva una casa alpina in Val Formazza, e ci andava lì d'inverno a sciare, d'estate per fare passeggiate. Capita su nel 50 o 51, un medico trentino. Allora, andiamo in Val Formazza appunto a sciare d'inverno, e questo qui comincia a interessarsi, era la prima volta che io cominciavo a sciare, di insegnarmi a sciare, con una pazienza straordinaria, facendo dei cascatoni terribili, corpo a monte, corpo a valle, corpo pazientissimo. Allora, a un certo momento gli dico: scusi, non ha qualche altro ragazzo di cui occuparsi? E lui dice: veramente sono interessato a lei, perché ci dava del lei a lungo, non era una roba così semplice passare al tu. E io dico: un altro, detto, sarà meglio che chiariamo subito le cose. E dico: guardi, io sono una vagabonda. Lui dice: io sono uno stanziale. E ha visto, dice: come ho visto? Cosa c'entra? Ciascuno è quello che è. Ciascuno è quello che è. Questo qui non vuole trasformarmi in un'altra cosa. Basta. Siamo stati insieme 53 anni, per via che ciascuno è quello che è. Sempre con un matrimonio senza obbligo di convivenza, dove io ho continuato a fare la vagabonda, lui sempre più stanziale. Nonostante tutto, anche a Bolzano, che è una città che accetta le bizzarrie, anche con la passare dei tempi dove le bizzarrie sono diventate più... Il nostro rapporto era un po' strano, insomma, un po' diverso dal comune. Io non ho mai pensato che l'amore possa essere fondato se non sulla libertà, insomma, ecco. Questo è un patto tra noi che nessuno pone all'altro dei vincoli sulle cose che veramente non interessano. Si può discutere, vai la settimana prossima, che sto male o robe così, mettiamo, ma altrimenti... No, è stata una convivenza molto, molto allegra, felice, anche con reciproca presa in giro. Insomma, quando io tornavo dai miei viaggi, lui e mia mamma si mettevano e dicevano: avanti rivoluzionario, vieni qui, facci la conferenza stampa su che cosa hai fatto andando in giro. Ecco, una roba sempre un po' così, molto condita di ironia e autoironia, devo dire. Questo era il timbro prevalente nel nostro rapporto. Ci siamo proprio trovati, sì. E poi tenuti, perché ci faceva piacere di stare insieme, ecco, proprio solo per quello. È un cumulo di pregiudizi quello che c'è contro le donne. Le donne hanno un cervello da gallina, sono oblative, sono, il loro regno è la casa. Non si può pensare di spiantare in una generazione una mole di pregiudizi, di consuetudini, di istituzioni, di leggi, di codici, ma tutta una cultura che è fatta dal patriarcato, da 3.500, 4.000 anni, insomma. In una generazione non ribalti una cosa di questo genere. Non siamo ancora fuori da quella stagione, anzi, l'Italia in questo è molto indietro, molto approssimativa, c'è una forte resistenza. La resistenza è una pura pigrizia che maschera una gestione autoritaria del potere.
Ah, dunque, sì, il mio maglione è una mia opera, nel senso che, ma durante il primo femminismo storico, quello degli anni 70, le femministe lavoravano sempre ai ferri durante tutte le assemblee, un po' per dimostrare che non dobbiamo disprezzare i tipici lavori femminili. Credo che abbiamo fatto sciarpe per arrivare intorno all'equatore addirittura. E io ho fatto una quantità enorme di maglioni che, come si vede, esistono ancora. Questa sciarpina è un omaggio a Rosa, perché appunto lei, che era anche una donna frivola per nostra fortuna, era anche una donna capace di dire arguzie, prendere in giro, sbeffeggiare i suoi migliori amici, dal carcere scrisse una volta: compratemi in un negozio tale per tot marchi una giacchetta lilla, non si può vivere senza una giacchetta lilla.